2000, ben trovati. Siamo felicissimi, felicissimi di avervi così tanti, così affettuosi e così presenti, specialmente per questa puntata. Allora, sì, da una parte sempre, tutti i giorni, da lunedì al venerdì, ogni volta è una felicità entrare in questo studio, ma stabilito che domenica è la festa della mamma, voi capite che, primo, facciamo partire un applauso per tutte le mamme che ci seguono, per tutte le mamme che ci sono e anche quelle che non sono presenti, ma ci sono ugualmente. E poi, dovendo pensare ad una mamma stupenda, ma stupenda, sapete perché? Perché è una stupenda donna, ed è una stupenda attrice, ed è una meravigliosa persona, abbiamo detto: Valeria Fabrizi, ce lo fa il regalo di venire qui ospiti? È inutile che lei si nasconda! Signora! Benvenuta! Benvenuta! Grazie. Benvenuta. Grazie. Grazie, grazie, cuore, grazie. Lo sai, vero? Grazie, perché questo... Hai un po' esagerato, però io capisco che mi vuoi bene, ma tante cose stupende. Vabbè. Io ho detto solo la verità. Giuro di aver detto la verità, nient'altro che la verità. Valeria Fabrizi, e me lo fate dire, nel regalo che ci ha fatto, perché questa presenza è un regalo sotto tutti i punti di vista, devo ringraziare chi ha permesso tutto questo. Giorgia Giacobetti, sua figlia. Grazie. Giorgia, grazie. Arriviamo tra poco. Giorgia Giacobetti che organizza tutti gli... L'unica cosa che Giorgia Giacobetti non organizzi come evento è l'alba e il tramonto. Per il resto li organizza tutti lei, fa tutto lei. Va bene, è la... La qualità di saper fare è un dono di famiglia. Signora Fabrizi, sì, signora. Lei è una mamma spettacolare. Come fa, oltre a essere l'attrice splendida che è? Come faccio la natura? Non lo so, mi viene spontaneo, penso di dire. Perché io ho avuto anche una mamma così molto amica, molto complice, permissiva in tante cose, ma anche severa al momento giusto. Quindi io penso di essere stata per Giorgia... E ringraziando Dio che è venuta su una ragazza particolare, molto brava. E penso di essere stata una mamma ideale, forse per una figlia. E sì. Così, che noi siamo rimasti poi, era ancora giovane quando ha perso il papà. Ecco. Questa è la mia mamma, io sono, sì. Tu sei quella cosina arrampicata in braccio ad una bellissima mamma. Sì. Valeria Fabrizi ha citato il papà. Noi vogliamo ricordare che Giorgia nasce dal fortunatissimo matrimonio tra Valeria Fabrizi, veramente una delle donne più belle, aveva partecipato a Miss Universo, non sappiamo cosa dire di più per parlarne, con questo artista spettacolare, Tata Giacobetti, un uomo di cultura, di fascino, di canto, di musica, il quartetto Cetra era lui, e questa è la piccola Giorgia, giustamente, troppo poco per il tempo che le è stato dato per stare accanto a un papà così, sì. Però una bellissima famiglia, questo siete stati voi. Eh? Quando lui è venuto a mancare avevamo organizzato 25 anni di matrimonio. Lui è venuto a mancare in dicembre e noi ci siamo sposati il 2 aprile e quindi non abbiamo fatto in tempo. Comunque la felicità me l'ha regalata fino a quando se n'è andato. E lei poi, che è la cosa più importante, sono una mamma fortunata. Io torno tra poco a parlare di Tata Giacobetti, però a Giorgia, questo lo chiedo, una famiglia così... Quanto bene fa ad un figlio, no? crescere così, venendo da due genitori come loro? È una ricchezza infinita, per ricchezza intendo una ricchezza di valori, di bagaglio che poi ti porti avanti tutta una vita. Ho avuto la fortuna di avere due genitori. Non erano né un cantante né un'attrice, ma era mamma e papà. E c'era adesso c'è una cosa che io mi chiedo, ma perché Giorgia se ne deve stare seduta così lontana? Io non lo so. Mi sono commossa ora. Sei commossa? Tata era. E allora Tata era così? Si commuoveva perché aveva un animo di bellissima sensibilità. Come questa figlia che io adoro, guardateli, ma vi prego, ma dite, ma di qualcosa, ma scusati di essere così bella, di qualcosa, Giorgia. Era innamorato, perso lui, non capiva più niente.
incredibile l'amore che aveva, grande, immenso, infinito. Eccolo lì. Qui eravamo in televisione, sì, facevo uno spettacolo anch'io, perché vedo che sono vestita. E lui se la portava sempre presso. E questo portarsela sempre appresso, poi nel caso qui c'è un posto vuoto, io continuo a dirlo, sul nostro divano, qualora Giorgia volesse allungare le sue lunghissime gambe, peraltro, e quindi non dovrebbe neanche faticare così troppo la mia amica Giorgia Ora Giacobetti arrivo. Per scendere quelle scale e venirsi a sedere sul divano! Bella, bambina bella che sei! Mamma mia, io le adoro queste mie ragazze, le adoro! Tu mi hai raccontato una cosa prima, posso fartela? Sì. Mettere alla conoscenza del tuo pubblico. Assolutamente. Perché è una cosa incredibile, veramente. Sì, sì. Allora, io per tutta la vita ho avuto da parte dei miei genitori, tra i racconti che i genitori ti fanno, il racconto di un grande incontro nella loro vita. Angelus, domenicale, Piazza San Pietro, Papa Giovanni XXIII. E la mia mamma dice, e a un certo punto li vediamo. Tata Giacobetti e lei, Valeria, Fabrizi, sua moglie. E lei, Valeria, si avvicina al volto della mia sorellina Raffaella e dice, bella. E questa cosa, vedi, questa fotografia ha riempito la vita dei miei genitori di bellezza, di aver avvicinato quando... La fama era fama grande, importante, data da una splendida cultura. Adesso diciamola tutta. La mamma la adorava talmente tanto dal passare anche sopra il fatto che mio padre non avesse più parlato per i successivi 10 minuti. E garantisco, mio padre parlava molto, ma voi capite? Trovarsi davanti questa meraviglia qua. Ma tanta roba splendida. Quindi, insomma, era questo vedervi insieme. Era dare... insomma, era trovarsi davanti al quartetto Cetra e a Valeria Fabrizi, no? Piacevo al tuo babbo, quindi. Ma non solo a lui. Ma non solo a lui, abbiate pazienza. Ma questa pazienza te l'ha portata perché... lei di foto, gliel'hai data a Tonai. Sì, insomma, ecco, una bellezza così era difficile da trovare. L'essere diventata mamma che ad un certo punto deve fare la mamma e il papà, vi ha stretto insieme come? Cioè, che ulteriore legame ha creato? La treccia, quanto si è stretta di più? Dopo la scomparsa di Beh, è stato enorme il legame, perché io mi sono trovata a 23 anni e con tutto quello che sarebbe dovuto succedere nella mia vita, a livello professionale, di studi, anche di un minimo di inizio di maturità, iniziava in quegli anni. Per cui io ho avuto una madre, un padre, un'amica, sono stata fortunata, perché... Penso che la perdita di un genitore sia un dolore immenso e devo dire che lei mi ha colmato ogni parte mancante di mio padre, con tutto l'amore che io potessi avere per mio padre, certo. La mancanza che tuttora sento, però sono cresciuta e maturata in maniera molto serena. Cioè, papà ce l'ho vicino, mia madre ha fatto per madre, per padre, per tutto, e quindi alla fine quella è stata una grande forza. È stata una grande forza e lei sorride tutta. Io sorrido, l'anglè ce l'ho ancora vicina, perché io sono abbastanza... Certo. Hai capito? Sì, certo. Sì, sono... Noi vi racconteremo tra poco come una mamma si trasforma in un taxi permanente quando la figlia deve andare alle prime feste e come una figlia si trasformi nell'angelo custode della mamma quando, per esempio, la mamma veste i panni di una suora. Ma tutto questo ve lo raccontiamo tra poco. Un istante di sosta e all'ora solare arriviamo tra un attimo. Che sei bella, mi sei bella. Valeria Fabrizi e Giorgio Giacobetti, oggi proprio abbiamo fatto tombola. Abbiamo preso tutti i numeri giusti. Allora, grazie innanzitutto, una mamma splendida, una mamma che accompagnava sempre Giorgia. Ho fatto la mamma veramente... Cioè, devi andare ad una festa? Non ci sono problemi, guido io! Facevo sì, poi quando c'è stato il periodo che insomma c'era il Piper, mi pare, a Roma, sì. E io stavo fuori ad aspettare l'orario, perché a mezzanotte lei doveva assolutamente rientrare. Tu? Io ero la Valeria la zucca. Fabrizi, stavi, eri la zucca. La zucca. Che aspettava Cenerentola. Perché ho parlato di una contro...
mossa, sì, perché poi i figli crescono e cosa fanno, in particolare con il lavoro straordinario che Giorgia Giacobetti, con la Giacobetti Comunicazione, porta avanti da anni. E praticamente ha iniziato a lavorare sotto Cresima, perché insomma è talmente giovane che possiamo dire così. Poi chiaramente oggi mamma è, perché questo è il bello, tu sei la diva che sei da sempre, lo sei anche oggi. La diva. La diva. Mm. Lo sei. E lei è lì che ti segue, ti tutela, sì, ti protegge. Mi protegge, è vero. Mi fa da mamma. Ti fa da mamma. Quindi la festa della mamma la festeggiate in fondo. Tutte e due. Mamma tutte per la figlia e figlia per la mamma, perché questo è il senso dell'avervi qui. Questa suora qui. Sor Costanza, ma sai che per strada mi chiamano? Sor Costanza, sì figliola. Già mi giro. Ormai, capito? Come Alberto Lupo nella Cittadella era un dottore, tu sei diventata suora, ma suora perché quella suora è... Sono io nella vita, sì, e la mia mamma, un po' così, sono in picciona, do i consigli anche se non me li chiede o non me li chiede le sue amiche o cosa, sono sempre presente, voglio essere presente, voglio sapere fare, tutto. Ti diverte, ti piace e sono fare suora, questo ruolo? Così. Ho fatto lei, ho fatto me stessa, Suor Costanza è così. E la bellezza che una donna come te, bellissima, sprigiona... In un abito, qui ti vediamo con Elena Sofia Ricci. Sembro vera, è una suora vera io. Cammino in avanti, metto il mare, capito? Poi non faccio neanche fatica perché non mi trucco, per cui... Ecco, e questa è la cosa più clamorosa. Tu non ti trucchi e sei così. Sono così. Sono così, sì, sono a questa pone, diciamo, sei vedi? Sei bella, Valeria. Sei bella. Sono bella. Quando tu dici alle ragazze, alle giovani attrici, non toccate il vostro volto, restate... Sì. Sono autentiche contro. E parliamo di una donna favolosamente bella come te, ribadisco, Miss Universo, ballerina strepitosa e diva strepitosa per Macario, cioè voglio dire, tu hai veramente ricoperto i ruoli. Sono una delle poche ancora in vita, amore mio, sì, va raccontato, devo raccontare ancora tante cose, ogni tanto sono delle giovani ragazze quando vengono sul set che in camerino mi chiedono, Valeria, ci racconti? Allora io sono felice lì, capito? Veramente... Qual è la cosa più bella che ricordi di quel tempo, di quel lavoro iniziato fra Lustrini, Payette? Quel tempo che sembra tanto lontano e invece... Le persone che avevo accanto erano persone genuine, vere, pulite. Non c'erano sgomitate, non c'erano raccomandazioni. Era un altro mondo. Cioè tu avevi del talento e si coltivava il talento. Io vengo dalla gavetta perché ho cominciato con Tognazzi, sì, e Vianello e Bramieri, quindi dormivamo nelle rettine dei treni quando andavamo da un teatro all'altro, da una regione all'altra. Poi l'abito da sera era favoloso, però quel lavoro costava fatica. Sì, sì. E rispetto per il lavoro stesso. Ma tra noi c'era un grande rispetto. Bellissimo, meno male che io vivo di questi ricordi, perché oggi metti di mamma mia. Non sono mia, solo ricordi, è azione, sì, no? Vita è vissuta. Azione, vita vissuta. Ma c'è chi dimentica, invece io no, io ricordo. Tu ricordi sempre, bene. Sì, sì, sì. E per questo ogni tanto gente... tiro fuori le fotografie, metto quella, questo mi ricorda così. Casa mia è piena di fotografie, ogni settimana cambiano, capito? Ti ho aperto un baule e ho detto, sai che faccio? Alla mia età faccio questo. E quindi mi guardo e penso... Ricordo, infatti devo scrivere qualcosa perché ancora a 83 anni, compio 83 a ottobre, il 20 ottobre. 83. 83. Dichiara dove li hai nascosti, dichiaralo nel cuore, ma sono tutti nel cuore perché fuori ti posso garantire non... Ed sei autentica, Valeria, sì, tu sei autenticamente bella. Non ho fatto niente. No, anche perché c'è un'amica, una così, l'altra con l'occhio storto, una con l'ora... Ma non l'ho detto, ho paura, tra l'altro, so, Viglia, ho paura. Allora, posso chiudere ricordando un fatto. Allora, oggi è andato un taxi a prendere la nostra Valeria. A un certo punto c'è stato un piccolo disguido, il tassista se n'è andato, poi è ritornato indietro e di tutto questo è stato... Valeria è stata avvisata da un fioraio che vive sotto casa di Valeria. Prego, signora, mi racconti la storia di come voi due, sì, nessuna si tira indietro, avete saputo fare del bene come si legge nel Vangelo. Paolo si chiama, del Cairo.
e l'abbiamo trovato sotto, faceva praticamente il garzone del vecchio fioraio che c'era, gli aveva dato quasi in gestione questa diciamo, chiosco, sì, chiosto, piccolo, no? Botte, sì. E ho cominciato a, lo vedevo nelle maniere, quando passavo mi offrivo un fiore a Giorgia, ma era molto signore nei movimenti, nel modo di esporre. E comunque ho detto, Giorgia, che strano, voglio conoscerlo di più. Quindi la notte scendevo, chiedevo se aveva bisogno, perché faceva un freddo cane d'inverno. E quindi sono entrati in amicizia, mi ha parlato della sua famiglia. Lui è scappato dal Cairo e con 4 figli, di cui uno era piccolino, ed erano tanti anni che non vedeva la moglie. E quindi piano piano, entrando in confidenza, un giorno ho detto, io posso farti aiutare, facciamo dei versamenti, ma vai avanti tu adesso che mi viene da accusare. Sì, praticamente lui non poteva uscire dall'Italia perché non aveva i permessi, quindi l'unico modo di avere i permessi poteva essere un impiego. E quindi noi gli abbiamo dato quel lavoro, mettendolo regolarmente in regola e tutto. Dopodiché doveva venire la moglie, che non vedeva da 7 anni, e mamma gli ha detto, io vado a vivere a casa con mia figlia e per quella settimana tu vivrai nella mia casa. Gli avete lasciato casa? Le chiavi le ho dato. Non ci credeva. Le chiavi, e io sono andata a vivere da Giorgia. E la moglie è rimasta 12-15 giorni, mi pare, comunque non è 2 settimane. Felice e contenta. E sotto c'erano tutti i loro amici che venivano a chiedermi se potevo fare qualcosa, di che ho una casa sola, ragazzi. E mica sono il sindacato qui. È diventato. E questo atto di generosità pura, perché voi, questa è proprio la generosità pura, questo è fai del bene al tuo prossimo, gli ultimi saranno i primi. L'ultimo, che era lui, è diventato il primo perché ora ha il suo lavoro, sì. Gestisce il suo chiosco. Il suo chiosco adesso. Ed era un signore che nella sua terra aveva... Tanto. Veniva dalla aveva sua... tanto, brava. Lui, sì, dalla moglie l'ho saputo, perché ha portato un libro con tutte le fotografie. Lui era un orafo, aveva un negozio, aveva l'autista. È dovuto scappare e quindi gli hanno confiscato tutto ed è rimasto... si è trovato povero, hai capito? E quindi questo è stato per me una sorpresa, ma avevo capito che era un uomo gentile. Quando la prossima volta cambiate canale e vedete Valeria Fabrizi, ricordatevi anche di questo. Lo so che non serve, perché si fa amare da sola, esattamente così com'è. Però ricordatevelo questo gesto, che madre e figlia della mamma, perché la mamma ha una figlia, ma la figlia è diventata mamma di sua mamma, hanno saputo fare con generosità, amore e altissima altezza. Giorgio Giacobetti, Valeria Fabrizi, grazie. Grazie, e fatemeli dare 2 bacioni. Fatemeli dare, perché il regalo è stato immenso. Sempre. Grazie, 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 grazie. A te. Grazie, Valeria.